Oggi andiamo a preparare insieme dei brownie moscovado. Sono velocissimi da preparare, vediamo insieme gli ingredienti. Abbiamo bisogno di 200 g di farina 00 e un cucchiaino di lievito per dolci, 200 g di burro, 200 g di nocciole, 2 uova intere più 4 tuorli e 365 g di zucchero moscovado. Iniziamo prendendo un pentolino e mettiamo il burro. Lo andiamo a mettere sul fuoco e lo facciamo scaldare finché non diventa di un bel colore nocciola. Ora lo trasferiamo all'interno di un contenitore per farlo raffreddare. Ora possiamo aggiungere lo zucchero e mescoliamo. Ora prendiamo le nostre fruste elettriche e le andiamo ad aggiungere le uova e i tuorli. Ora andiamo ad aggiungere due bei cucchiai di estratto di vaniglia. Uno e due. E un bel pizzico di sale. Ora che è diventato bello soffice, possiamo aggiungere la farina e il lievito setacciati. Possiamo togliere le fruste e andiamo ad aggiungere le nocciole. Ne teniamo una parte, una manciata, che poi mettiamo come decorazione sopra, così. Mescoliamo con una spatola e poi versiamo il composto in uno stampo. Se avete uno stampo, proprio il classico da brownie 23x23, va benissimo. Altrimenti io userò uno stampo rettangolare. Eccolo qua, foderato con carta forno, mi raccomando. Che profumo! Ora mettiamo le nocciole sopra. Possiamo infornare a 190 gradi per i primi 5 minuti. Poi abbassiamo la temperatura del forno a 170 gradi per altri 40 minuti. Facciamo sempre la prova a stecchino, dovrà risultare umido ma non liquido. Ci vediamo tra poco. L'ho lasciato raffreddare e l'ho messo su un tagliere. Ora lo vado a tagliare a cubotti. Fuori fa la leggera crosticina e dentro rimane morbido morbido. Questa è la mia ricetta dei brownie preparati con lo zucchero di canna moscovado. È uno zucchero molto scuro che dona ai dolci una nota esotica e una morbidezza tutta particolare. Provate i brownie in questa versione e fatemi sapere se preferite questi o gli altri che avevo già fatto classici. Come sempre, vi auguro buon appetito e alla prossima ricetta!